abbiamo un senso ipercarico e felice. Dopo un brief iniziale, ora sono diretto al South Beach, non è in California, è in Giordania, e si parte. Ok, ovviamente se faccio così, quando sono in acqua vuol dire che voglio tornare su, devo fare così. Se faccio così vuol dire che voglio andare giù. Ho imparato tutti i segni. Se indico qualche parte vuol dire che mi fa male qualche parte, e che devo fissarmi. Un pollo intero, 300 grammi di riso, un'insalata, tutto questo 3,50 euro. È incredibile, e dà un aspetto fantastico. Let's go. And my name is Mac. Ahmed. Ahmed. Ragazzi, sono qui con Ahmed che mi taglierà i capelli. Sì, capito. Sono di rientro da Aqaba e devo dire che un po' sono contento, perché Aqaba per me è stato un po' stancante e stressante. Non so come mai, non l'ho vissuta benissimo. Questa mattina ho staccato e sono andato verso South Beach ad Aqaba per la seconda volta, la prima per fare scuba diving, la seconda per rilassarmi. Ho fatto una passeggiata lì, è stato un'oretta, ho letto un po'. E adesso ormai sono da quasi 2 ore in macchina. Yeah, welcome. Ragazzi, ormai è un'ora che sono sul cavallo tra pietre e little pietre, devo dire che è un'esperienza fantastica. Anche se ogni tanto mi sono preso certi accidenti, mi stavo proprio preoccupando. This my guy. Yeah, welcome guys. It's a good horses.
and very good dancers. Well, it was very nice to meet you, Matteo, our friend. Amigo. Amigo, amico, amico, we will miss you. Teach me a good word in Italian. Sei bellissimo. No, I know this one. Bellissima, bellissimo. Bellissima, for the girl. Bellissima, I know. Posso aiutarti? Posso? Posso aiutarti. Posso aiutarti. Can I help you? Posso? Aiutarti. Posso? Posso? Posso aiutarti? Yeah. Okay. If you find someone near the street and you can help him, posso aiutarti? Posso aiutarti? Yes. Posso aiutarti? Vedere che la strada è sempre dritta, non cambia niente. Desert Highway. Ragazzi, adesso vi mostro come si mangia qua. Con l'assaggio. È buonissimo. Siamo nella cittadella di Amman, si trova proprio sopra ad Amman, e ho incontrato prima nell'ostello Anna, si chiama, una ragazza che ha vissuto praticamente in giro per il mondo e vive in Finlandia, anche se ha origini non finlandesi, e adesso stiamo girando insieme, quindi è bello perché quando viaggia solo puoi trovare amici e persone. Ecco, qua c'è una luce migliore in giro per il mondo. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo trovato un taxista che per 2 JD neri ci porta alla moschea. Siamo partiti da 10. Good negotiations. Oggi è il mio primo giorno di riposo, tra virgolette. Ho detto mi fermo da Amman per 2-3 giorni prima di prendere l'aereo. Mi rilasso, mi godo la città. E adesso sono in questo posto che è stupendo per fare colazione con un po' di persone che ho conosciuto all'ostello. E sta davvero bene. Questa sera, ieri sera è stata una serata incredibile. Ieri sera ho incontrato una ragazza che inizierà a lavorare con noi, con la nostra società. E lei segue un gruppo di viaggi. Ho scoperto che lei stava per partire per la Giordania, ci siamo subito messi in contatto il suo primo giorno in questa città e abbiamo deciso di incontrarci, io, lei, tutto il suo gruppo di viaggio, e devo dire che è stata una serata pazzesca. Avevamo affittato questa terrazza in questo palazzo, lo chef ha cucinato per tutti e siamo fermati lì fino a mezzanotte. Dopo si sono tutti spostati, ognuno è tornato al proprio hotel e il proprietario del palazzo ci ha chiesto di stare ancora lì con loro per chiacchierare, fumare narghilè, finire di mangiare, e devo dire che è stata un'esperienza proprio fantastica. Ho pochissimi contenuti di ieri sera, ma devo dire che è stata quasi indimenticabile. Ogni volta che sto per terminare un mio viaggio è sempre un'emozione unica e qualcosa di stupendo accade sempre, e quindi sono davvero davvero felice. È stato un viaggio ricco e intenso, e spero che con questi video che avete visto in questo periodo vi abbia trasmesso un pochino di quanto è bella la Giordania, di tutto quello che è possibile fare e di quanto anche vi può aiutare interiormente e essere di ispirazione per la vostra vita. Ormai è l'una di notte, mi sto continuando a parlare con lo chef, il proprietario dell'immobile, del palazzo e altro.